dei terreni in Clarea e da tutta la settimana ho cercato di raggiungere la proprietà. Sono andata dal sindaco, sono stata ai posti di blocco e i vicequestori che c'era lì hanno detto: ah, noi abbiamo un elenco di chi può passare e di chi no. Io gli elenchi li vedevo nei tempi del fascio, che c'erano gli elenchi. Io ero una persona. Venire giù il vice sindaco e il sindaco, niente. Io, il prefetto dice che secondo lui, io non lo conosco il prefetto, l'ho mai visto, secondo lui sono uno che non può passare, non può andare in Clarea. Gli ho detto: perquisitemi, fate quello che volete, fatemi passare. È stato impossibile per me passare, perché sono un ottavo naturalmente. I ottavo non girano con le bombe. Io volevo solo, ho detto, e cosa va a fare? Vado a riprendere la cucina del cantiere, forse. Non penso che da solo andavo a riprendermi la cucina del cantiere, di sicuro. E poi un'altra cosa, stamattina mi ha fatto arrabbiare moltissimo il fatto che hanno detto che la polizia sono degli eroi. A casa mia gli eroi non sono quelli che quando gli danno la chiave della centrale del mio comune hanno il gabinetto e vanno a pisciare e cagare tutto fuori, e che pisciano e cagano nelle tende. Gli eroi sono un'altra cosa. Questo non si sapeva da oggi, si è sempre saputo. C'è un giornale, una televisione che hanno detto il comportamento di questi eroi. Io sono stato un mese lassù, che andavo tutti i giorni, ho conosciuto molta gente dei centri sociali e molta gente, e avevano rispetto del mio paese, hanno sempre rispettato tutto, le vigne, tutto, hanno rispettato le persone. Qui non hanno rispetto né delle persone né del posto che li ospita, anche se non graditi. Dovrebbero avere questo. Questo che noi vogliamo, noi ci vogliamo, lo vogliamo per il nostro territorio e per i nostri cittadini, cosa che le forze della polizia non hanno, ma neanche i media e neanche tutti i politici. Non ci rispettano, noi pretendiamo di essere rispettati, solo questo. Perché io ero lassù, nessuno stava tirando su niente, migliaia di persone e bambini, e li hanno tirati di là verso la gente pacifica che stava semplicemente là. Li hanno tirati e noi non avevamo la rete davanti. Allora, scusate, però è una... Capisco che gli animi sono caldi, però una conferenza stampa cerchiamo di tenere un comportamento. Le abbiamo dette le cose. Adesso facciamo anche vedere i video. Valentina, presentati per cosa parli, per favore, dai. Buongiorno, io sono un'amministratrice della Valle di Susa. Allora, io sono un'amministratrice della Bassa Val di Susa. Chiunque mi conosca sa che io sono una non violenta da sempre, una pacifista. E quindi sono qui per condannare un grave atto di violenza, la violenza di uno Stato che vuole imporre un'opera a una popolazione civile che non la vuole, che ha mille ragioni per non volerla, e ha tutte queste ragioni che sono trasportistiche, non ci sono le merci da trasportare, sono economiche, potrei fare un elenco eterno, tutti lo conoscono, e sa solo rispondere con una militarizzazione della valle, che è stata vergognosa, perché alla Maddalena c'era un'agorà degna dell'Atene classica, dove si discuteva di storia, di politica, di scienze, di inquinamento ambientale, con fior di professori universitari, con un gandiano che è arrivato dall'India a parlare dei movimenti non violenti dell'India, e a tutto questo è stato contrapposto un qualcosa come Guantanamo, forse, non lo so, una base militare. Sono arrivati, noi amministratori siamo andati per discutere quando sono arrivati lunedì scorso, ci hanno presentato questa ordinanza di sgombero che non era stata notificata alla comunità montana. Voi sapete che in cima c'era un territorio, il terreno della comunità montana. Noi avevamo passato un mese a dire che in caso di difficoltà i cittadini dovevano ritirarsi in quel territorio che sarebbe stato sicuro, dove c'era il presidio medico, dove c'erano gli avvocati, dove c'erano gli amministratori. Quello è stato un luogo che è stato letteralmente sommerso dai lacrimogeni, non si poteva respirare, non si poteva vedere, non ci hanno dato neanche il tempo di avvisare le persone, la gente è andata via di lì piangendo e vomitando. Allora io da pacifista condanno veramente con forza la violenza di questo Stato che non sa discutere con una popolazione. Bravo.
Allora, ancora lui, poi iniziamo con le domande e poi se ci sono, cioè,